Lineamento che si è già ben completato, mezzo meccanico che stacca queste sette femmine, il galoppo di Zoe Breed prima dello stacco, dall'esterno Zichea prova la partenza veloce, di galoppo anche Zarafa. Zichea GV con un bellissimo strappo riesce a scavalcare tutti e si impone in testa alla gara davanti a Zuffo P, all'esterno Zazie del Ronco, quindi Zirkovia Cis. Più staccati gli altri con Zarafa a capeggiare le tre galoppanti in partenza. 13-7 di parziale iniziale. Zichea con all'esterno Zazie del Ronco, quindi Zuffo P e Zirkovia Cis. Le quattro superstiti dopo la partenza. Di galoppo Zazie del Ronco sulla prima curva. Si riprende comunque abbastanza celermente, 400 metri in 28,7. A questo punto sposta Zuffo P su Zichea GV. Vediamo se riceve la strada, ecco sì, è Zuffo P 44,9 per i 100 metri, riceve strada da Zichea GV, in terza posizione c'è sempre Zirkovia Cis a precedere Zazie del Ronco che comunque dalla quarta posizione si fa nuovamente avanti. Si arriva a metà gara in 1-1-4 da 1-16,5, Zuffo P leader davanti alla coppia Zichea Zazie del Ronco, quindi Zirkovia Cis. Sembra in calo Zichea al chilometro che Zuffo P percorre in 1:16,3. Attacca bene invece Zirkovia Cis che si porta all'esterno di Zuffo P. Zazie del Ronco resta dietro le due. Siamo sul finire della curva con Zuffa e Zirkovia davanti e Zazie nella loro schiena. Zichea di galoppo che viene scavalcata da Zarafa, si entra addirittura arrivo con Zirkovia Cis che tende a passare su Zuffo P. Zazie del Ronco prova a ricucire il gap tra le due, ma fino adesso recupera ben poco. Passa Zirkovia Cis a 200 finali e si allunga lungo la corda davanti a Zuffo P e Zazie del Ronco. Zirkovia Cis è leader, aumenta il vantaggio, è sul palo. Zirkovia Cis con Giuseppe Porzo Junior andare a segno davanti a Zuffo P, mentre Zazie del Ronco a pochi metri dal traguardo si getta di galoppo. In chiusura 1,63 la quota della scuderia, 4,40 Zancos, 5,56 Zaffirio. I soggetti più appoggiati di galoppo prima dello stacco Zoraida Font. Dall'esterno prova la partenza veloce Zatura. Prova a scavalcare Zephyr Wysel e ci riesce. Zatura leader con bel parziale esterno davanti all'1 di Zeki Font. All'esterno traccheggia Zephyr Wysel, quindi Zaffirio al largo di Zelig Rab. 13,7 di frazione iniziale. Zephyrwise si presenta su Zatura, dietro le due c'è Zeki Font a precedere Zelig Rab, di galoppo Zaffirio sulla prima curva, quindi Zancos e Zoraida Font, 27,4 per i 400 metri. Zatura di galoppo sulla prima curva e adesso Zephyrwise passa su Cavallo Zeki numero Font, 7 quindi squalificato. in Cavallo terza numero posizione 6 Zelig Rab, squalificato. 43,1 per i primi 100 metri, a distacco Zancos precede Zoraida Font. Gli altri tutti a tabellone. Avanza Zancos a metà della dirittura di fronte, la sua scia viene presa da Zoraida Font, si arriva a metà gara in 59,7 con frazione di in 16,6 in rallentamento. Zancos va a gravitare tra Zephyrwise e Zeki Font con in scia Zoraida Font, quindi Zelig Rab. Primo chilometro della coppia di testa in 1,14,7, frazione in 14,9, 31,5 il secondo quarto. Zancos si porta all'esterno di Zephyr, comincia a ingranare una marcia, permette in difficoltà la compagna di allenamento che lungo i paletti comunque difende la sua posizione. Zeki Font prova a muovere dalla curva e a venire all'attacco. Zelig Rab muove a centropista. Zephyrwise e Zancos alle prese, Zeki Font a centropista con Zelig Rab, testa e testa tra i due del Team Porzio, con Zephyrwise che lungo i paletti prova a difendersi da Zancos e ci riesce. Zephyrwise davanti a Zancos e Zelig Rab, plane del Team Porzio con Zephyrwise, Zancos e Zelig Rab, le prime tre posizioni.
Ma ecco che siamo pronti per dare il via a questa terza corsa. Parte bene Tequila Boom Boom, al suo esterno però Vinicio la sopravanza in poche battute. Vinicio leader davanti a Tequila Boom Boom che ha all'esterno il 4 di Sissi Joe, quindi Tocador, Simply Red a seguire, 3,19 di lancio. Vinicio a condurre, all'esterno c'è Sissi Joe, di dentro Tequila Boom Boom con al largo Tocador, quindi il 4 di Sissi Joe di galoppo sulla prima curva Tocador a chiudere il gruppo Simply Red, 28,3 il quarto iniziale. Vinicio leader su Tequila e Sissi Joe, quindi l'1 di Top Salts, di dentro va il 9 di Poseidon Group, quindi Simply Red. Sistema terza, adesso Sissi Joe, 43 primi 600 metri. Vinicio sempre a condurre, all'esterno c'è Top Salts, la cui scia viene presa adesso da Simply Red. Vinicio conduce sempre a buona andatura, 59,5 a metà gara, da 1,14,5. Perde contatto Tequila Boom Boom, sopravanzata da Top Salts, prova in terza ruota Simply Red, seguito da Poseidon Group, quindi di dentro c'è Sissi Joe. 1,15,1 il chilometro di galoppo, Top Salts all'imbocco della curva, avanza deciso adesso Simply Red che si porta a caccia di Vinicio. All'interno c'è sempre Tequila Cavallo numero Boom Boom, uno scatta la squalificato. squalifica per Top Salts, quindi ancora Sissi Joe. Si entra addirittura arrivo con Vinicio che è attaccato da Simply Red. Simply Red sembra poter passare sullo Sauro di Salvo Cintura, quindi Cavallo Tequila numero Boom sei Boom e Sissi Joe a squalificato. precedere tutti gli altri. Vinicio è preda di Simply Red che passa deciso ai 150 finali e si invola verso il traguardo. Simply Red, Luciano Messineo a segno, mentre Vinicio resta secondo davanti a Sissi Joe, Tequila Boom Boom e Poseidon Group. 1,58,8, 1,14,3. In chiusura 2.14 la scuderia Veri Windy Vie Libre e 2.61 Tritone Lux, 4.43 per Splendore Gioioso come terzo incomodo. Ma si parte. Allo stacco della macchina il più veloce all'interno è Splendore Gioioso che ha all'esterno Tritone Lux, quindi Veri Windy e Vie Libre. Splendor e Tritone alle prese, con Tritone che tende a passare su Splendor, quindi due di scuderia, Veri Windy e Vie Libre, a precedere Sildown Slide SM e Try Again. Prima curva con Tritone leader, muove all'esterno Vie Libre. Primi 400 metri di Tritone Lux in 29. In seconda posizione c'è sempre Splendor Gioioso, all'esterno avanza Vie Libre, quindi Very Windy e Try Again. Siamo al primo passaggio sotto le tribune, 44,9 i 600 metri di Tritone Lux, quindi all'esterno c'è sempre Vie Libre, all'interno Splendor Gioioso a precedere Very Windy. Sildown Slide e Try Again, 58,8 i primi 800 metri. Tritone Lux è costretto a allungare sull'attacco di Vie Libre. Splendor Gioioso è sempre attaccato ai due, adesso si presenta in seconda pariglia anche Very Windy. Chilometro in 1,15. Tritone a condurre, adesso scatta in terza ruota Very Windy. A scavalcare il compagno Vie Libre, all'interno c'è sempre Splendor Gioioso, quindi Sildown Slide, Try Again, attacca a fondo Tritone Lux, Very Windy, i due prendono il sopravvento su Splendor Gioioso che muove dalla corda e si pone in scia Very Windy. Tritone sembra cedere sotto i colpi di Very Windy che infine formalizza il sorpasso al miglio. Prima del miglio, che Very Windy copre in 1,57 e mezzo. Very Windy adesso è attaccato da Cavallo Splendor numero Gioioso, 9 ancora Sildown Slide e squalificato. Try Again. Tritone Lux che ormai ha poco da dire.
Si appresta a entrare in dirittura d'arrivo con Very Windy che prova la difesa da Splendeur Joyeuse. Di dentro c'è Try Again, quindi Sildaus Lead e Sam. Splendeur Joyeuse attacca, braccia e frusta, Gianluca Diventi sopravanza Very Windy che preda sia di Try Again che di Sildaus Lead e Sam. Splendeur Joyeuse prende il sopravvento ai 100 finali e si allunga verso il traguardo. Splendeur Joyeuse e Gianluca Diventi a segno per le piazze. Sildaus Lead e Sam alla meglio su Try Again e Very Windy. 2,43 sul mio cronometro, una media intorno all'1,14 sui 2000 metri. Mancano 50 metri allo stacco e si parte. I più veloci sono dall'esterno Ellison di Gaia, di galoppo Ariel Rab. All'interno c'è il numero 3 di Attico Balilla a precedere il 2 di Asaf Avalplay, poi il 10 di Amadeus Ban. 15 per i primi 200 metri, muove dalla terza posizione Asaf Avalplay. Apparì Attico Balilla che si getta di galoppo, anche se poi rientra Cavallo subito. numero 7 Arriva la squalificato. squalifica per Emily. Asaf Avalplay attacca Ellison di Gaia dopo 400 metri in 31 e tende a passare. Dopo 500 metri Asaf Powell e il Cavallo numero battistrada 8 davanti squalificato. al numero 5 di Ellison di Gaia. Quindi ancora il 10 di Amadeus Ban. Cavalli che passano sotto le tribune. Rallenta il ritmo Luciano Messineo in testa con Asaf Avalplay. 1,3 per gli 800 metri. Adamantio Font nel frattempo si porta all'esterno di Asaf Avalplay. La sua schiena viene presa da Argo Cam. In terza ruota prova Adrian Gonzalez che poi finisce con lo sbagliare. 1,18 e mezzo per il primo chilometro. Asafa Powell, ancora all'esterno Adamantium, quindi Ellison di Gaia è il numero 1 di Argo Cam, quindi il 12 di Afrodite 3B. Via via tutti gli altri in fila indiana. Siamo sulla retta di fronte. Asafa Powell conduce sempre su Adamantium Fonte, nella sua scia c'è Argo Cam, di dentro Ellison di Gaia. Quindi ancora Amadeus Ban. Di galoppo Adamantium, un po' di Cavallo impiccio ad numero Argo Cam che 6 comunque si tiene squalificato. largo, prova a fuggire a Asafa Powell, un miglio che viene trottato in 2,4 scarsi. Argo Cam è nella sua scia, all'esterno avanza Anastasia Griff, quindi il 12 di Afrodite 3B. Anastasia attacca Asafa Powell. Si entra addirittura d'arrivo, i due testa e testa, di dietro c'è Argo Cam, quindi Afrodite 3B e Amadeus Ban. Lungo i paletti, Asafa Powell attaccata da Anastasia Griff, quindi a centropista prova Argo Cam. Asafa Powell, comandato da Luciano Messineo, sembra essere in controllo su Anastasia, a centropista avanza bene Argo Cam. E siamo ormai alla resa dei conti con i tre in lotte. Argo Cam che a centropista infine tende a prendere la meglio su Asafa Powell Play. Argo Cam e Lorenzo La Rosa davanti a Asafa Play e l'11 di Anastasia Griff. Quindi Afrodite 3B, Amadeus Ban a chiudere il marcatore. Parte fortissimo Purley Strebe che in poche battute scende alla corda, al suo esterno USA di Ruggero, ancora più al largo c'è Ultra Scam. Purley Strebe comanda, si presenta USA di Ruggero, al suo esterno di dentro c'è l'uno di Tuareg Roddy che però sbotta di galoppo, quindi ancora Ultra Scam e Teotommy affiancati. Cavallo numero 1 squalificato. Siamo sulla prima curva, i primi 400 metri di Parla Streb in 29,2. Arriva il galoppo inatteso di USA di Ruggero.
A questo punto in secondo in corda Ultrascam Cavallo numero 5 davanti al squalificato. numero 8 di Reno Arab, quindi ancora Teo Tommi, Ottavio Diel e via via tutti gli altri, 44 e mezzo per i primi 600 metri. Purlestrebbe conduce davanti Ultrascam, Reno Arab, Teo Tommi, Ottavio Diel. Ancora velluto del PRI a metà gara è in 1.007 da 1.16. Purlestrebbe tre lunghezze avanti ad Ultrascam, quindi Reno Arab e Ottavio Diel al suo esterno, quindi Teo Tommi che ne piglia la schiena di Ottavio. 1.156 il chilometro, Ottavio si fa sotto, appariglia Ultrascam, si pone insieme al rivale alla caccia di Purlestrebbe che nel frattempo sembra aver calato il ritmo dei suoi coppi, quindi Teo Tommi e via via tutti gli altri. Si entra addirittura d'arrivo con Purlestrebbe attaccato da Ottavio Diel, quindi Ultrascam e Teo Tommi. Ottavio Diel ai 200 finali, sopravanza Purlestrebbe, centropista, e passa l'avversario al suo inseguimento, lo stesso Purles, quindi Ultrascam, Teo Tommi e velluto del PRI. Siamo nei metri finali, Ottavio Diel ha preso decisamente la meglio e si va ad imporre ad Ultrascam, mentre per il terzo posto dovrebbe essere l'11 di Teo Tommi a precedere Purlestrebbe, Reflex Griff, finito forte a centropista. 2-1 scarsi, 1-15-5. Chiusura a favori per una Bondi VM 2.34. E si parte con Strola Gadget, Tempesta Caffè, una Bondi VM in lotta per la testa. Dall'esterno una Bondi VM scavalca tutti, si pone davanti a Strola Gadget. Tempesta Caffè avanza subito all'esterno e sembra prevalere su una Bondi VM. 13.9 il lancio e così è. Adesso Tempesta Caffè leader davanti a una Bon Strola Gadget, quindi Steam Queen Trab con al largo Urania Gifar. Quindi il numero 8 di YCS, 28.1 i primi 400 metri. Rallenta il ritmo Giuseppe Vitale, insulchi a Tempesta Caff. Nella sua scia c'è sempre una Bonna a precedere Strola Gadget, Urania che naviga all'esterno, di dentro Steam McQueen, allargo ancora una B, con all'interno YCS, 43.8 i primi 600 metri. Tempesta 15-7 di frazione riprende a marciare abbastanza speditamente. Nella sua scia c'è sempre una Bondi VM in terza ruota, sposta Uvaggio, di dentro Strola Gadget, precede Steam McQueen Trab, Urania Gifar e Noah B. 59,5 a metà gara. Uvaggio in terza ruota, nel frattempo scavalca Urania Gifar, si porta ai fianchi di una Bon che segue sempre Tempesta Caffè, che adesso viene chiamata a maggior impegno da Giuseppe Vitale. 1,14 km, il galoppo di Uvaggio probabilmente è venuto a contatto con una Bondi VM. Una Cavallo Bon numero tende a 7 passare su squalificato. Tempesta Caffè, quindi Strola Gadget si quinterebbe a centropista YCAS. Si entra addirittura d'arrivo con una Bon che ha preso nettamente la meglio su Tempesta Caff, quindi rinvengono al largo Steam McQueen Trab e YCS. Siamo ai 200 finali, ha preso il largo una Bondi VM, lotta aperta a 3 per le piazze con Tempesta Caff che è preda di Steam McQueen Trab e di YCS a centropista. Si isola una Bondi VM, va a segno, mentre per il secondo sul palo YCS pizzica Steam McQueen Trab, due sopravanzano Tempesta Caff.